Benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video organizzerò la mia scrivania e tutte le cose che ho della cancelleria. Farò un decluttering, quindi butto cose che ormai non funzionano più e aggiungerò cose nuove che abbiamo comprato quest'anno e abbiamo fatto vedere nell'all back to school. Ve lo lasciamo qua nella i. In questo video vi farò vedere appunto cose della cancelleria, quindi aderenti al back to school, come ho organizzato la scrivania e in fondo al video vi faccio tutto il desk tour, quindi vi faccio vedere appunto come l'ho organizzata. In questo video ci sarà più Mati, parlerà più Mati visto che è la sua scrivania. Poi vabbè, ci sono un po' io che l'ho aiutata a mettere a posto. Sì. Visto che il video durerà abbastanza, vi lasciamo subito al video. Allora, questa è la situazione della mia scrivania. La situazione è veramente grave perché, cioè, non si vede la scrivania. Dov'è? Non si vede. Quindi adesso la sistemerò insieme a voi. Ci sono tantissime cose inutili, cose che invece mi servono, però non sono a posto. Quindi iniziamo subito. Allora, iniziamo dalle cose della scuola, perché ora che inizia anche la scuola dovrò studiare, quindi non posso studiare così e quindi dovrò sistemare tutto, anche perché poi quando inizio la scuola non ho più tempo di sistemare, devo aver già sistemato, quindi via. Niente, per ora Mati nella scrivania ce ne sono solo trucchi, sì. Cassetti, in questo cassetto c'erano i trucchi, quindi tipo questo lo svuoti e metti le cose della scuola. Sì, l'ho già svuotato in realtà, poi mi permette di fare il video, quindi ho stoppato. Svuotato? Sì, anche rovinato, perché poi tra tutte le cose che ci ho messo, cambio, metto, l'ho rovinato, vabbè. E qua ci sono delle cose della scuola. Cose mie, cose che mi ha inviato Stationery Pal. E niente, comunque voglio togliere da questa scatola perché mi occupa troppo spazio. Via! Allora, in questa parte andrò a mettere i narelli che li lascio ancora qua perché sono nuovi, poi quando magari li utilizzerò li metterò in un barattolino. Poi metto un po' le cose nuove perché non so dove metterle. Ho gli Apis della Stabilo, ne ho altri tanti e anche altre penne. Quindi magari metto qua e continuiamo così. Metto questa scatola per dividere. Sarebbero carini comprare tutti i divisori apposta, però non lo so, per ora non ce li ho, quindi metto questa. Ma cosa ci metto dentro? Ma vari oggettini. Anche questi ho. Ho anche pennarellini. Sì. Peccato qua. No, la metti solo qua. Pennarellini. Non mi c'entra qua. Così no. Sì. Non mi piace. Vengo qua. La colle le metto qua, poi ho altre penne, adesso le metto qua, però capace poi le tolgo, le metto qua perché queste cose sono nuove, se no le confondo con le cose già utilizzate. Poi le forbici, troppo carine. Ok, ho questo set di forbici che fanno dei tagli diversi come questi e adesso li tolgo, peccato, mi dispiace perché sono troppo carini così, però vabbè, occupano troppo spazio. Forbici nuove, adesso le testiamo. Troppo difficile questa boia plastica. Ma ce l'avevamo un sacco di tempo fa. No, troppo belle. Sono carinissime. E queste uguali le metterà qua. No, qua. Poi vabbè, capace poi cambio, metto tutti anche i contenitori proprio adesso. Ok, adesso continuiamo, mettiamo delle pennine sempre qua, così si tolgono tutte. Metto questa qua Sharpie, questa penna multicolor che avevamo dall'anno scorso. Anche tutte queste pennine colorate, cioè non so più dove mettere le cose. Poi c'è questa penna blu, poi un Apis e la penna rossa. Un altro Apis e un'altra pennina nera come tipo questa. No, questa però è pennarelli, questa è più a penna. No, ma questi qui no. Questi due Apis li utilizzo sempre, non li metto dentro. Pennarelli qua. Adesso facciamo un po' di timelapse perché sennò il video durerebbe troppo. Quindi un velocizzato dove Mati sistema. Abbiamo preso altre cose di stationery. Ho anche la mini colla, troppo carina. E guardate cosa ho trovato, mi ero dimenticata di avere questa gomma. Sempre stationery. Era bene la mettere nello astuccio. Vero, ma forse la cambio, vai la tua. Allora, mettiamo questi post-it qua. Qua ci si mette tutti gli oggettini, giusto? Uh-huh. E poi non so nemmeno dove mettere questi. Questi andrebbero messi qua, ma non c'ho spazio io. Ok, vabbè, intanto metto la colla a caldo.
Allora, abbiamo riordinato questa parte e adesso penso di averla finita, poi ci sta che magari devo mettere qualcos'altro, però per ora la rimetto in ordine qua. Poi ho anche questo stampo, sempre, cioè, quasi tutte gli stationery palle, poi le altre cose, le classiche cose come queste, si trovano nei negozi. E niente, ho questo stampo, troppo carino, ho tenuto anche la confezione, quindi penso di metterlo qua. Dove lo metto? Perché vedi qui, ho due stampi, questi qui di Tiger e questi qui di Stationery, quindi facciamo mettere gli stampini insieme. Questi qui forse è meglio metterli qua. Completato questo? Forse. Forse è completato. Invece qua ci aggiungo qui, che sarebbe un segnalibro, e questi qui che sono... qua li metto. Oh, righello rotto. E poi alla fine, quando abbiamo riorganizzato tutto, vi facciamo vedere tutte le cose. Sì. Cioè, tutta. Perché a volte alcune cose non si fanno vedere perché c'è il time lapse. Allora, avevamo un po' sbarazzato, solo che Mati ha svuotato il sotto di questo perché è in casino. Perché è in casino anche il sotto e quindi c'è di nuovo un po' di casino. Ma non per me è cassivo, ci sono però i quaderni, vanno sistemati. Però tante cose che non uso più, quindi. Cosa ci metti sotto? Sempre queste, però ci sono cose che vanno tolte. Quindi via, decluttering. Quaderni da eliminare, tipo quelli vecchi li togli, sì. Tutti. Allora, qua avevo un sacco di cianfrusaglie, diciamo, avevo mascherine, salviette, caricabatterie, quindi adesso ho deciso di mettere qua le palette, visto che le ho dovute togliere da qui. Quindi via, tipo questa, però... oddio, non c'entra. Ma questa è bella grossa. Ma questa sopra va bene. Poi qua, questa, tipo... Ce n'ho un'altra, dov'è? Eccola. Oppure se ne mettessi tutte così? Vai, sì. Questo. Che bello. Troppo carina questa confezione, piace un sacco. È la confezione di, per le labbra di Douglas. Poi... Sennò così le scorri su e qua c'è uno spazietino dove ci metti tipo la cover delle cuffie. Così dici? Sì. È carino così. Nel frattempo la luce è un po' calata. Poi. Comunque, ho trovato altre cose, altri stickers. In fondo al mio bullet journal c'è questa tasca dove ci posso mettere gli stickers, foglietti così. E quindi ci metto anche questi. Ne ho tantissimi. Questi li tolgo. E ho trovato, queste sono le confezioni degli stickers che vi ho fatto vedere ora. Ma ne ho altri. Per sbaglio l'ho ordinato anche doppie. Poi in realtà alcune cose, tipo Stationery Pal, ci ho inviato tutte le cose. Per questo Mati ha tantissime cose, perché in realtà l'ordine del pacco era tipo metà e metà. Ma visto che Mati va a scuola, le ho lasciate tutte a Mati. E così lei gli piacciono di più queste cose, quindi le ho lasciate a mano. Per questo c'è una valanga di cose. Invece la mia scrivania, postazione make-up è solo make-up. Solo l'astuccio, le cose. Cioè. Solo l'astuccio io. Poi fai? Tutto Stationery Pal ce l'ha Mati. Quante cose ci hanno inviato? Wow. 3, 4 pacchi, 4 o 5 pacchi all'incirca, sì. Adesso abbiamo queste cose da mettere qua sotto, perché sono le buste che portano i fogli. Poi brush pen watercolor, sempre di Stationery Pal, cioè qualsiasi cosa, ovviamente anche questi.
Sì, sono brush pen da... che funzionano con l'acqua. Poi questi qui sono degli acquarelli della Faber-Castell. E poi altri stampini. Adesso sono neri perché per fare lo stampini devi usarli. Allora, adesso facciamo il decluttering, prendiamo questa nei porta, questi li proviamo e buttiamo via ciò che non va. Allora, abbiamo testato tutti questi, adesso butto le carte e anche i pennarelli, perché tanto non vanno. Questi tanto non vanno. Bye bye. La do un'ultima passata di... spray. Non so perché si è risporcata, cioè tempo zero, si sporca subito la scrivania. E adesso vi lascio al tour della scrivania e vi faccio vedere un po' tutto. È una postazione make up e scrivania, fa un po' tutte e due, infatti qui ci sono i trucchi, poi però nei cassetti ci sono le cose per la scuola, quindi è un po' tutto mixato. Flexo anche le mie unghie. E niente, vi lascio subito al tour. Questa è la scrivania finita. E adesso vi faccio vedere tutte le cose che abbiamo messo e che abbiamo organizzato. Queste sono le luci che abbiamo preso su Shein. Comunque, allora vi faccio vedere. Qua ho il cotton fioc e i dischetti di cotone e i pennelli, sempre per i trucchi. Poi, invece qua ho la tazza di Ikea con questo cerchietto di Primark con vari trucchi. Ho un po' di tutto, mascara, matite e piegaciglia. Invece nella parte bassa ho due contenitori. Il primo è questo, dove ci tengo tipo piccole palettine, cipria, illuminante, blush, così. Mentre nell'altra ci tengo qua dei campioncini, quindi piccole creme e tutto. Qui c'è un campioncino del profumo di Chanel 5, una saponetta e maschere, così. Invece in questi altri due cassetti tengo qua le cose che utilizzo un po' più spesso. Comunque sono carini tenerli qua, quindi li metto qua. Mentre di qua ci sono tutte le beauty blender, sono sporche, vanno tutte lavate. L'unica pulita è questa perché è ancora nuova. E poi qua ho messo lo specchio con le luci, che anche questo va messo di nuovo le pile perché sono un po' scariche, che ho preso da Primark. Ho visto che ce l'hanno ancora, però in versione oro, quindi boh. In questo cassetto ci tengo sempre delle cose per la pelle, tipo scrub, fondotinta, saponette e struccanti. Invece nel secondo ci sono delle cose che mi servono, tipo qua ci sono due scatoline che sono carine e le tengo, a volte ci metto tipo le forcine per danza, così. Invece questi due che sarebbero tipo portalenti, dentro ci sono le cuffie con il filo, però siccome adesso ho queste due che stanno senza filo non le uso quasi mai, quindi le tengo lì. E qui a volte per tipo quando vado a danza ci metto qua le forcine, perché non è che porto la scatolina. Poi qui c'è un antistress tipo. Poi qui c'è parte elettronica e delle cose sempre per i trucchi, cuffiette senza filo, happy plugs. Ok, però andiamo avanti perché qui non sono cose della scuola. Adesso arriva parte scuola, che è questa. Partiamo da qui, che c'è il cassetto principale, dove tengo questa scatola, un po' di cose tipo evidenziatori, qui ce n'ho due, quindi tengo qua. In realtà ce n'ho un terzo che sta là, c'è un sacco di roba. Qui ci stanno i pennarelli, grandi, piccoli pennarellini, mentre di qua ho fatto delle modifiche da come avete visto e ho messo solo le cose nuove, cose che non abbiamo ancora utilizzato. E invece di qua ci sono gli stampini, in realtà hanno altri, però questi li ho messi qua. E ho messo le colle e le forbici, quelle che taglio normale, quelle che tagliano diverse, e la colla a caldo. Poi invece in quest'altro buco ci tengo questo. Ho messo degli stampini, tipo delle lettere, i numeri, così. Qui ci sono delle gommine, vabbè, un po' di tutto. E qua sono tutti stickers. Una marea di stickers di Stationery Pal. Tipo 35 stickers. Poi questi altri che sono tipo il calendario, un block notice fatto tipo bullet journal, solo che è piccino. E poi dei post-it.
Qua invece ho fatto la modifica e ci ho messo tutte le corde che già abbiamo utilizzato. E sono tutte le pennine che abbiamo provato e funzionano. Queste e altre invece le abbiamo buttate. Queste qua, sì. E ho messo anche la calcolatrice. Invece di qua ho messo questi qua che sono tipo segnafogli. Post-it neri, gomme dietro. E poi qua ci sono questi che sono per organizzare le giornate e tutto. Invece di qua ci sono sempre altri stampini che sono questi dei giorni della settimana e questi invece dei mesi. Qua invece ho messo cose un po' più piccine, tipo la mini spillatrice, degli scotch washi tape. E questi sono post-it finiti quasi. Sì, sono quasi finiti, quindi l'ho messi qua. Anche questi sono piccini, quindi l'ho messi. E anche questi con il marmo, carini. Vabbè, guardate un po' voi, non è che so dire tutto. Ci sono anche le graffette, questo che serve per tagliare gli scotch. E invece di qua ho messo gli scotch, perché adesso sono washi tape, ogni volta li chiamo scotch io. Alcuni sono, cioè molti, sono sempre da aprire. Sì, tipo questi, sì. E li ho messi qua perché in realtà gli washi tape non li tengo qua tutti, ma questi qui sono quelli che non sapevo dove mettere, quindi per ora li ho messi qua. Se no alcuni si trovano là, nel contenitore degli scotch. Sì, che dopo vi faccio vedere a modo. Faccio vedere che accanto in realtà c'è questo e accanto in realtà ci tengo altri stampini. Basta, questo è tutto l'alfabeto. E qua c'è una scatola dove ci metto tutti degli oggettini strapiccoli. Poi c'è il buco, il cassetto che vi ho già fatto vedere. E poi c'è quest'altra parte dove tengo il mio bullet journal. Questo è quello di Tiger, l'ho già fatto vedere mi sa. E dietro ci sono tutti i quaderni ancora nuovi. A righe e quadretti, sono un po' tutti sparsi. Poi ci sono le buste, altri quadernini. E poi c'è questo, dove ci stanno altre cose per i trucchi, tipo smalti, palette, salviette struccanti, un set per le labbra e una pochettina. Ok, in realtà questo è finito. Poi di scuola ho anche la parte della libreria. Questa è la mia libreria e tengo qua i pennarelli che ho testato. Questi sono quelli che funzionano tutti, infatti sono pochi ed è per questo che quest'anno li ho comprati nuovi. Poi dietro c'è tutto il set di... però non sono tutti, lo sappiamo che non sono tutti. Non sono tutti, infatti altri li ho messi qua, tipo quelli nuovi. Li ho messi qua che sarebbe il mio stock di scuola. Poi accanto ci sono questi porta washi tape, scotch, quello che volete, che ho preso da Stationery Pal. Sono carini perché li puoi mettere anche infilati uno sopra l'altro, infatti cioè, sono super carini. E poi ho messo questa che sarebbe un'agenda. Poi vabbè, faccio vedere anche sotto. Sotto c'è la parte dei libri che mi servono per la scuola. E qui ci sono i miei raccoglitori per la scuola. Poi vabbè, qua ho messo le ricariche per questi e la mia agenda scolastica con l'astuccio. Qui niente, questo è come ho organizzato un po' la mia scrivania, anche se avete visto bene che fa per tutte e due, perché sia trucchi che scrivania, perché altrimenti non mi starebbe nella camera. È per questo che sopra c'è lo specchio, perché qua mi trucco, ma poi sotto ci sono tutte le cose per la scuola, quindi io studio e mi trucco qua. Quindi non è che questo è tutto postazione di make up, perché a volte mi arrivano dei commenti tipo: ma dove studi? Posso studiare comunque qui, anche se lì ci sono, infatti, dei trucchi. Non danno fastidio anche se qua o qua ci sono dei trucchi. No, infatti qui c'è abbastanza spazio, quindi. Anche io prima, quando andavo a scuola, avevo la postazione della scuola e poi l'ho cambiata e ho messo a trucchi. Quindi niente, il video è finito, spero che vi sia piaciuto e adesso è il momento di salutare tre persone che abbiamo scelto dall'ultimo video. Allora, la prima persona è Beatrice Giorgianni 1. Ciao, ciao Beatrice! La seconda persona è Rachele Bertè e il suo nick è Bertè Rachi. Ciao! Ciao! La terza persona che salutiamo è Jannat R13. Ciao! Niente, il video è finito, spero che vi siate divertiti, che comunque vi ho tenuto compagnia con il mio desk tour. Nel box di Instagram, dove potevate farmi domande generiche, mi hanno anche richiesto proprio questo video di fare organizzo la mia cancelleria. Quindi, e visto che Mati va sempre a scuola e quindi ha organizzato la sua scrivania, invece nella mia ci sono solo trucchi. E il video è finito, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale.
attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!